Papa Francesco è arrivato poco dopo le 9 ad Amatrice, il paese simbolo del terremoto che ha devastato un'area molto vasta del centro Italia lo scorso 24 agosto. Una visita alla sua tenuta riservata fino all'ultimo per non disturbare, ha detto lo stesso Francesco. Noi sacerdoti non lo sapevamo, cioè abbiamo visto un po' di spiegamento di forze di giornalisti, radio, operatori di vario genere. Quando è arrivato è andato subito direttamente a incontrare tutti i bambini, che sono molto molto bello, molto significativo, certamente. Poi il vescovo ha presentato un po' di noi sacerdoti, alcuni che eravamo presenti lì vicino. Per il Papa, i bambini delle elementari hanno intonato il canto dell'amicizia e a lui hanno regalato i loro ricordi del dramma del sisma, soprattutto disegni. Molto bello, insomma, atteso, ma come al solito, sempre improvviso, come, un po' come il terremoto. È arrivato quando non ce l'aspettavamo, almeno. Poi all'esterno, circondato dalla gente, le parole di incoraggiamento di Papa Francesco, che ha detto di aver desiderato fin dal primo momento di poter incontrare la gente ferita dal terremoto, semplicemente per esprimere la propria vicinanza e assicurare la preghiera. Il Papa ha benedetto le persone che gli stavano attorno, ha recitato l'Ave Maria con tutti i presenti e poi ha invitato tutti ad andare avanti nella memoria delle tante persone che hanno perso la vita, ma continuando a guardare al futuro, sostenendosi reciprocamente, camminando assieme. Quando finiscono questi eventi si ritorna un po' alla normalità e a vedere in faccia la realtà, e che la realtà adesso si complica sempre un po' più, perché chi ha la casa rientra in casa con tutte le paure. Poi ci sono invece delle situazioni un po' pesantucce, nel senso che ci sono persone che ancora non sanno dove devono andare, come devono collocarsi dopo la dismissione delle tende. Quindi il Papa ha abbracciato e salutato tanti, maestre, professori, studenti, il sindaco Sergio Pirozzi, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco. Nella zona rossa di Amatrice l'impatto con le macerie del paese in un grande silenzio. Il Papa si è avvicinato il più possibile agli edifici crollati per un momento di preghiera personale.